Il mistero di preghiera, della preghiera di Padre Pio, questo frate che era un semplice frate che pregava, così come lui stesso si è definito. E stiamo appunto vedendo la sua maniera ordinaria di pregare, che certamente non è la mia, non può essere la mia, perché per arrivare a questa intimità così profonda tra l'anima e il Signore, e occorre non solo che il Signore ti doni la possibilità, cioè ti dia un dono, ti dia la grazia, ma occorre soprattutto che questa grazia, che in un certo senso Dio dona a tutti, ognuno di noi poi la faccia fruttificare. E quindi ecco perché il modo con cui pregava Padre Pio era il suo modo, ma attenzione, non è impossibile pregare, arrivare a quella qualità di preghiera che lui ha vissuto, non è impossibile, non è appunto, non c'è nessun impedimento, l'unico impedimento dipende da me. Dipende da me se io corrispondo alla grazia del Signore, se io corrispondo ai carismi del Signore. Perché vedete, anche se il Signore dà a chi il carisma della preghiera, a chi il carisma delle profezie, a chi il carisma dell'introspezione dei cuori, a chi il carisma della bilocazione, ebbene, però tutti questi carismi che vi possono essere nel cuore di una persona, tutti in un certo senso abbiamo la grazia, ma tutti dobbiamo far fruttificare questa grazia nella nostra vita attraverso la preghiera. E quindi può variare lo stile, ma l'intensità della preghiera con il Signore deve essere vera, deve essere autentica. Però avere il carisma della preghiera come ce l'aveva Padre Pio e altri santi, e come ce lo possiamo avere ciascuno di noi, non ti esime dall'avere difficoltà nel pregare, dall'avere impedimenti nel pregare. I mistici, o meglio, gli studiosi di mistici, di mistica, chiedo scusa, gli studiosi di mistica ci dicono che spesso nelle anime di coloro che hanno un rapporto vero e profondo con il Signore vi è l'aridità di spirito. Anche Padre Pio ha vissuto questo momento. Io direi questo dono, perché l'aridità dello spirito, meglio ancora, la notte dello spirito, è un dono che Dio ti fa perché tu possa, in un certo senso, purificare la tua vita spirituale, purificare la tua vita di preghiera. Quindi anche Padre Pio ha vissuto questa eredità dello spirito e lo dice lui stesso nell'epistolario. Sento il mio corpo in una grande oppressione per le tante infermità, scrive Padre Pio. Sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere per quanto buon desiderio ne avessi. Padre Pio ha difficoltà a raccogliersi, a pregare, a raggiungere appunto il livello di preghiera profondo con il Signore, nonostante i suoi sforzi. E che cosa succede? Come Dio interviene ad aiutarlo, a farlo uscire da questa aridità dello spirito? Ve lo dico domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!